ragazze, reaction ultimo tanti cari pimpanti nel canale, belli arzilli. Ieri non sono riuscito a fare il video delle 6, come avete visto, con tante notizie di mercato, quindi ne ho approfittato stamattina, so che domenica, per dirvele, secondo me, i giocatori che arriveranno e le firme che ci saranno. Parto con saluti e prima ringraziamenti però a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti nella community. Siamo giunti, arrivati a 7800, quindi vi posso soltanto abbracciare forte come se fossi un fratello vicino a voi e ringraziarvi. Un altro ringraziamento specialissimo che va invece a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono, tra questi soprattutto Ludo e Riccardo. Allora, partiamo subito con le notizie di oggi, poi andremo anche ad analizzare il discorso relativo alla situazione della panchina, perché ho visto che molti continuano a dire che sono pesante, che mi sto andando sul filone di altri youtuber, eccetera. Io mi occupo solo della mia anima, quindi non guardo gli altri, oppure se li guardo mi faccio comunque la mia idea, non dipendo da nessuno, non copio i contenuti altrui, come avete visto anche parlando di Zidane, non parlava nessuno di lui, quindi io ho le mie fonti e continuo a ripetere o comunque a confrontare quello che mi dicono le fonti. Detto questo, allora abbiamo detto praticamente che Pogba è arrivato, manca soltanto l'ufficialità. Di Maria stiamo aspettando soltanto quest'altra settimana per poter essere ufficializzato, perché sta sgomberando letteralmente l'armadietto, sta salutando i compagni, sta disdicendo probabilmente l'affitto o qualsiasi cosa che avesse, qualsiasi impegno che avesse là a Parigi, e per poi passare da noi. Quindi ci sarà sicuramente una grande accoglienza per un grande campione. Secondo me, diciamo dei più vecchi nel panorama, escluso Benzema e Lewandowski, che sono dei fenomeni, e secondo me è un parametro zero che va preso, perché comunque anche se ti fa un anno o due ad alti livelli come poteva essere il Tevez di turno, per me ti fa la differenza. Pogba è un rebus, speriamo che non si infortuni tanto, ma è un ottimo giocatore, avrei preferito sicuramente Savic a lui, però sicuro è meglio di quelle ciofeche che abbiamo noi sul centrocampo. E per quel che riguarda, ecco, Perisic non ci sono ancora certezze, quindi prima dell'ufficialità aspetto qualcosina. Per Lodi sembrerebbe esserci quasi la certezza che arrivi. Anche qui, non voglio dire è ufficiale, anche nel titolo non metterò mai questi titoli, questi punti esclamativi, eccetera, perché voglio aspettare l'ultimo. Però ve ne parlo, perché comunque Renan Lodi era un obiettivo di cui parlavo già io qualche mese fa, forse anche 3 mesi fa, e c'erano alcuni un po' scettici, no? Perché dicevano, ah, ma Alessandro vedrà che rimane, perché prende 6 milioni, ha ancora un contratto fino al 2023 o 24, eccetera. Invece, secondo me, la Juve è disposta adesso a smollarlo. Comunque è un terzino titolare della storia brasiliana, il mercato ce l'ha, perché ce l'ha, e quindi tu puoi puntare su Lodi, che ha 25 anni, ottimo terzino di spinta, anche goleador dell'Atletico Madrid, con Pellegrini che scalpita, appunto, come ripetevo negli altri video, per avere un posto almeno da gregario o da comprimario. E io lo terrei, sinceramente, non lo darei assolutamente in prestito o non lo venderei per fare plusvalenza, anche perché secondo me in questo momento qui non ti può dare granché soldi uno come Pellegrini, e non ne abbiamo bisogno. Secondo me già quegli incassi Champions, con le cessioni che stiamo facendo, con gli addii, con i decurtamenti di stipendi, eccetera, per me la Juve può già fare un grande mercato discreto, appunto puntando su questi parametri zero molto forti, e poi magari con qualche cessione può avere il cash per andare a prendere giocatori come Bremer, Milenkovic e altri. Probabilmente Zaniolo, Raspadori si sta valutando in questo momento, ma sinceramente non sono giocatori da Juve. Quindi ecco, questo è il discorso globale di quello che sta succedendo nel mercato, quindi ci tenevo assolutamente a fare un video di mercato, perché ora come ora se ne parlerà tanto, soprattutto in questo canale, marchio di fabbrica assoluto, no? Scoop Dog, quindi di Nila, ufficialmente lo sponsor, la mascotte del mercato di Stivello Magno. E ecco, cosa volevo dire? Volevo fare una precisazione su quel che riguarda Allegri, no? Perché molti mi hanno accusato di essere come gli altri, di lamentarmi, di essere diventato pesante. Adesso andrò a pesare, perché ho la, come si dice, la bilancia nuova qua in camera, magari ho preso su qualche chiletto, quindi devo stare un po' attento. E mi sembra una battuta all'Allegri nelle conferenze. Comunque, a parte gli scherzi, non mi rifaccio a nessuna lamentela e a nessun video di sfogo di altri youtuber. Ogni tanto mi capita, come vi ho detto, di passarmi in qualche canale. Tra l'altro vi ho detto, no, ho messo anche l'hashtag collegato al canale di Simone Apsi, quindi sicuramente ci sono dei contenuti che mi piacciono molto, e quindi mi confronto con quello che dicono anche loro, e ho visto che molti comunque passano e guardano anche quello che faccio io, e mi fa molto piacere. Ho visto che molti sono cominciati a parlare di Zidane, molti hanno cambiato anche il loro assetto, la loro grafica nei video. Insomma, fa piacere comunque avere questo scambio, così come noi abbiamo questo scambio intellettuale tra di noi, perché non tutti la pensano come me, io non la penso come loro, però è bello in community rispettarsi l'un l'altro. Quindi
sono contento di quello che stiamo creando e stiamo crescendo tutti, perché io mi sto arricchendo anche grazie a voi, che mi date delle nozioni che io non avevo mai sentito in vita mia. Mi parlate di Juve che io non potevo mai vedere perché non ero ancora nato, e anche gente come voi di esperienza che ha visto tante cose e mi dice che questa è la Juve, una delle Juve peggiori della storia, non posso che abbassarmi il cappello e dire grazie, nel senso grazie per queste informazioni, avete visto più di me, sapete più di me, e quindi questa è un'ottima cosa. Ripeto, io non ho dato nessuna ufficialità di Zidane, mi sono limitato a fare titoli abbastanza pomposi e pimpanti, come dico sempre all'inizio video, perché ci sono tante prospettive per avere Zidane in panchina, ma non dico che arriva adesso, che lo annunciano domani o oggi, dico che c'è questa probabilità, eventualità, che Allegri, se non quest'anno, quest'altro anno, venga cacciato, punto. Perché nessuno è, come si dice, intoccabile. L'abbiamo visto, Agnelli non fa più conferenze da una vita. Per me lui è già fuori, lo metteranno nella Ferrari, perché non possono cacciarlo senza dargli un ruolo importante nella Exor. È ovvio. E questo è quello che tutti dovete sapere. Mica mi invento che Allegri viene Agnelli viene buttato fuori e poi va in mezzo alla strada a fare il vagabondo. Ovviamente no. Fa parte della famiglia Agnelli, una delle più potenti al mondo. Capite anche voi che sicuramente troveranno una sistemazione anche per lui. Ma nessuno è intoccabile, ripeto, da quando arriva bene si è insediato appunto ad aiutare Elkan, ne abbiamo viste delle belle, sta tagliando costi a destra e manca e soprattutto non sta guardando in faccia nessuno, cioè chi è che si era sognato di non prolungare Dybala? Nessuno l'avrebbe fatto, nessun CEO, neanche Marotta, per lui è uno con i controcoglioni che sta facendo dei tagli utili per noi, per risanare il bilancio e per riportarci comunque a ragionare in maniera economica, in maniera sostenibile. Lasciamo perdere il discorso giovani perché non lo vedremo neanche a Juve in quest'altro anno, però per farvi capire che chiunque può essere sollevato dall'incarico, non esiste più questa certezza aritmetica di rimanere, per quello che io ho fatto questi video su Zidane, perché le voci sono molto forti e insistenti e quindi era giusto documentarvi, punto, documentare, questo è il mio obiettivo, non voglio dare ufficialità, non voglio dire firma fatta, ho visto tanti canali che lo fanno, 4 video al giorno, ufficiale, allora... Cioè, questa è l'onestà intellettuale che voglio. I miei titoli sono molto tranquilli, punto interrogativo, metto dei dubbi, creo dibattiti, ma non dico è ufficiale, Zidane, no. Anche nei titoli che ho messo, Juve, esonero Allegri, è una sorta di format, Juve, esonero Allegri, ultimi indizi, cosa vuol dire? Ho detto che Zidane arriva? No. Ho semplicemente creato una specie di format, come poteva essere, non so, mercato, stivello, e altre cose, l'ho chiamato Juve Zona Allegri, come se fosse un format che è partito dalle ultime due giornate e arriva alla fine del campionato, ma lì non è che ho detto che viene Zidane, quindi questo è quello che volevo chiarire, no? Mi ha dato il cazzardo, uno che non capisce niente, che si mette alle notizie, non è così, io riporto quello che mi arriva da fonti ufficiali, da fonti ben conosciute di Exor, che fanno trapelare notizie tramite, non tramite i giornalai che conoscete, ma con fonti diverse. E quindi ovviamente le notizie vengono filtrate. E ripeto ancora, se volete andare a vedere il video dei 10 punti di cui tanto sono orgoglioso, di Zidane, sono punti troppo, come si dice, precisi per non essere veritieri. E quindi ovviamente da lì arrivare, cioè, c'è di mezzo il mare, non è che dico, perché sono stati fatti questi punti qui, questo incontro con Zidane, tra Elkan, arriva bene a Neve, arriva Zidane, no, non è così, c'è un'eventualità che lui possa arrivare, questo è quello che volevo dirvi, ditemi la vostra, mi raccomando nei commenti, lasciate un bel pollice in alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, a presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio da Stivalo Magno, ciao!